Grave incidente nella mattinata di lunedì 17 gennaio intorno alle 10 sulla strada provinciale 53 ad Uzzegna. Un Fiat Doblò aziendale si è scontrato frontalmente con un camion da cava ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di San Giorgio Canavese, l'elisoccorso del 118, l'elicottero Drago 121 e i carabinieri della stazione di Castellamonte e del nucleo radiomobile di Ivrea, nonché il comandante della compagnia, il capitano Manuel Grasso. Il conducente del Doblò è rimasto incastrato nell'abitacolo e i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell'uomo ormai senza vita. Secondo una prima ricostruzione, la causa dell'incidente potrebbe essere stato un malore del conducente del veicolo. Difatti alcuni automobilisti hanno dichiarato di averlo visto sbandare e poi invadere la corsia opposta, dove stava sopraggiungendo il camion che si è subito fermato. Illeso il conducente del mezzo pesante. Gli accertamenti sono al vaglio dei carabinieri. Il tratto di provinciale, dall'incrocio con Via Berra in direzione San Giorgio, è stato chiuso al traffico. Eccolo qua.